Qualità, design, innovazione. Shop online su tosoniselleriashop.com. Tosoni Selleria, your cutlery. Benvenuti amici di Class Wars TV, ben ritrovati al nostro appuntamento live martedì pomeriggio 27 settembre e qui con me in studio come oggi e come sempre ormai Cosima. Ciao Cosima! Ciao Sara, ciao a tutti i nostri amici Class Wars TV. Però come avete magari già potuto vedere, tra me e Sara oggi c'è un po' uno spazio abbastanza grande. Questo è perché oggi ci ha raggiunto una persona molto speciale. Adesso vediamo se arriva. Vediamo se è ancora impegnato con il parcheggio. Ma eccolo qui! Ciao a tutti! Ciao Filippo! Oddio. Faccio cadere tutto. Buongiorno a tutti. E dunque il tavolo è rimasto su, per cui direi che possiamo cominciare il nostro live. Possiamo ancora darti del tuo, vista la crescente popolarità su YouTube. Dobbiamo iniziare bene ancora per oggi e non si sa per quanto ancora. Comunque ciao Filippo, benvenuto. Ciao. E dunque direi di iniziare subito perché oggi sei qui in una doppia veste, naturalmente una veste come strana. Cavaliere, esatto, ma anche come ideatore del tuo progetto Music Riders Project. Quindi ha dovuto leggere per dirlo, non se lo ricordava. Per essere sicura, più. Per essere sicura, io vedi, devo avere il doppio confronto. Ho i tuoi occhi che mi dicono sì, stai dicendo bene, però poi leggo anche. E dunque, cominciamo subito. Io, vabbè, innanzitutto ti chiedo di partire dalle origini, quindi di raccontarci un po' come nasce questo progetto e chi include un po'. Sì, ma innanzitutto vi ringrazio perché sono molto contento di essere qui a parlare di questo progetto che esce un po' dalle solite cose che faccio. Quindi il Music Riders Project è un progetto che prevede la realizzazione di canzoni sul mondo dell'equitazione e dello sport in generale. Questo per cercare di prendere un pubblico anche un po' più ampio. La cosa interessante è che in realtà in questo progetto io non faccio niente. Ecco, poi non è tanto vero, perché che non fai niente l'idea è mia, in realtà organizzo tutto io. Cerco i vari artisti su YouTube, lunghe ricerche, guardo mille video, mille canzoni, cerco di contattarli e se ci mettiamo d'accordo li scelgo, in base anche a chi mi piace di più. Inoltre scelgo il videomaker, studiamo insieme la regia video per il video ufficiale della canzone, quindi in realtà tutta l'organizzazione è mia, però non canto, non faccio la base musicale, quindi fondamentalmente... Appari, tu metti l'immagine. Esatto, esatto. E il tuo talento è più in sella invece che suonare la musica. È meglio che non mi metta a cantare. No, però sono contento perché sta piacendo questo pezzo. E questo era il nostro obiettivo, quindi bene. Esatto, parleremo dopo del successo. Appunto, abbiamo parlato che sei riuscito ad unire musica ed equitazione, per cui come ti è venuta questa idea? Ma allora, l'idea è partita che ho pensato, la gente che mi segue ama i cavalli, ovviamente. La musica l'amano tutti, almeno credo. Come dice Nietzsche, insomma, senza musica la vita sarebbe un errore, secondo me è vero. Perché... Abbiamo anche delle citazioni auliche oggi. Assolutamente preparate, non spontanee. Certo, manca il gobbo davanti. Comunque, a parte, credo che la musica sia utile per qualsiasi situazione, a qualsiasi persona, quindi unire cavalli e musica, ho detto, tanto male non andrà. Quindi ho provato a fare questo abbinamento. E non è andata per niente male perché infatti c'è stata una prima canzone e poi una seconda. Sì. Questa qui è Déjà Vu, stiamo parlando quindi proprio di quest'ultimo singolo. Di che cosa racconta? Ma allora, Déjà Vu, intanto l'artista è Emanuele Aloia, che credo abbia fatto un lavoro incredibile. Oltretutto Emanuele Aloia oggi è a fare lo shooting per la copertina del suo primo disco ufficiale. Congratulazioni, anche, salutiamo Emanuele che appunto è qui con noi comunque sentimentalmente. Certo, e niente, Déjà Vu parla soprattutto del rapporto che esiste tra uomo e animale, che credo che nell'equitazione arrivi al suo apice. E quindi a differenza del primo pezzo è meno incentrato sullo sport e sul salto ostacoli, cioè la mia disciplina in particolare, ma appunto su questa relazione. Nella canzone c'è una frase dove dice il bene tra animale e uomo è essenziale. Ho fatto questa scelta sia per variare dal primo pezzo e sia per prendere un pubblico un po' più ampio, perché credo che la forza di Déjà Vu sia che anche chi non ha idea di come si vada a cavallo possa ascoltarla e apprezzarla. Certo, mentre invece per quanto riguarda il primo singolo,
Il primo singolo, sì, si chiamava Fino alla fine e ovviamente da un punto di vista tecnico era meno qualitativo, ma non rimpiango niente perché mi ha aiutato ad arrivare. È stato il trampolino di lancio, sì, diciamo, da lì poi tutto in discesa. Sì. Filippo, una domanda. Dimmi. Cioè, cavalcando o i cavalli comunque reagiscono anche alla musica, la musica viene abbinata anche allo sport e questo soprattutto nel dressage, però ci sono anche tanti maneggi che ormai mettono la musica come sfondo perché dicono che rilassi i cavalli e che anche i cavalli sentono in un certo senso la musica. Diciamo che penso che a loro non dispiaccia. Esatto, ma è stato anche questo un po' la base di tutto questo progetto tuo iniziato. Tu montavi con la musica? Sì, a me piace ogni tanto montare con la musica, sì, perché ripeto, la musica in ogni situazione della vita comunque penso sia utile, rilassante o motivante allo stesso tempo. Quindi sì, anche. Fix Design Chopin, sì, ma tra l'altro Chopin c'è anche il nome di un grandissimo compositore, pianista, sì, quindi oggi è proprio tutto legato alla musica. Lui si è mai mosso un po' al ritmo della musica? No, non abbiamo mai fatto dressage, ma probabilmente non sarebbe una bella esperienza. No, ma tipo quando ha sentito la musica si è mosso un po' al ritmo. No, non so se gli è piaciuta. Perché succede che ogni tanto un cavallo proprio si muove al ritmo. Sì, sì, a me, anche a me non è mai successo, però mi hanno raccontato che può capitare. Beh, prova a metterla un giorno durante... A balla, in scuderia, esatto, e vediamo cosa succede. Come reagisce Chopin? Secondo me un bel fondo di hip hop con un po' di galoppo, perfetto, qualche saltino, perfetto, se ti dà il ritmo giusto. Ecco, Filippo. Ecco, Snoop Dogg che arriva con la macchina che si alza sta e sta diventando un music live. Tra un po' Filippo inizierà a cantare, no? Ecco, no. Questo qui non lo risparmiamo. Meglio di no. A tutti, anche per quanto ci riguarda, non è prevista anche questa noi cosa. Possiamo essere di grande aiuto nel cantare, mi esatto. Esattamente, però parlavi prima proprio del rapporto tra uomo e cavallo, sì. Entrando nello specifico, quindi tu c'è un rapporto che hai vissuto più intensamente con un cavallo particolare? Beh, il mio cavallo di punta di adesso, Fix Design Chopin, è da 5 anni che mi accompagna nelle varie gare internazionali, quindi con lui è un rapporto speciale. Diciamo che è quello un po' con cui hai coronato. Sì, ma infatti il testo della canzone non è stato scritto da me, ma io ho dato i concetti all'artista che lui li ha tramutati in musica e in testo per la base musicale, e ho preso ispirazione anche dal rapporto che ho io con i miei cavalli. Benissimo, per cui entreremo nel vivo della canzone fra pochissimo, restate con noi, pochissimi istanti di pubblicità e poi torneremo in studio con Filippo Bologni. A tra poco! Qualità, design, innovazione. Shop online su tosoniselleriashop.com. Tosoni Selleria, your saddlery. Qualità, design, innovazione. Shop online su tosoniselleriashop.com. Tosoni Selleria, your saddlery. Ben ritornati cari amici di Classors TV, noi oggi qui siamo in tre con noi Filippo Bologni che ci sta raccontando un po' del suo nuovo progetto Music Riders Project e soprattutto di questo video che ha realizzato insieme a Emanuele Aloia. Filippo, raccontaci un po' di questa tua amicizia, di questa tua collaborazione con Emanuele. Sì, allora tutto è iniziato come anche per la canzone prima. Tutto a inizio, ecco, già qui dovrebbe partire una musica epica. Allora no, niente, ho cercato un po' di artisti su YouTube, ovviamente artisti emergenti, però che mi piacessero come modo di cantare e di esprimere le loro emozioni. Ho trovato Emanuele Aloia con dei pezzi che aveva realizzato da solo per conto suo e credo che avesse veramente del talento, quindi l'ho contattato, tutto ciò ad agosto 2015 e lui mi ha risposto a febbraio 2016. Sì, a volte sappiamo che messaggi 7 mesi dopo, però alla fine forse è stato meglio così perché io non avevo subito tutte le carte pronte per realizzare il secondo pezzo perché ci vuole un po' di organizzazione dietro, quindi è venuta bene questa cosa e pian piano ci siamo sentiti, soprattutto al telefono, poi ci siamo visti e abbiamo realizzato questo pezzo.
Ecco, ma lui sapeva qualcosa di cavalli? Non li aveva mai visti? No, questa è una, esatto, è una domanda molto giusta, perché lui non aveva assolutamente idea. E quindi subito quando gli ho detto realizziamo una canzone sull'equitazione, mi ha detto come faccio? E allora io gli ho mandato un po' di testi dove esprimevo quello che penso io dell'equitazione, dei concetti appunto del rapporto tra uomo e animale. A quel punto lì lui è stato molto bravo a mettere queste parole come testo di una base musicale. Ecco, per cui... Cioè le rime sono sue, le parole sono sue, i concetti sono miei. Certo. Abbiamo parlato tanto del video, abbiamo parlato di Emanuele, abbiamo parlato delle parole della canzone. Io direi che è proprio arrivato il momento di vedere Déjà Vu insieme. Mi sento leggero come il vento, sopra il mio cavallo, tu lo sai cos'è la felicità. La differenza tra stella e stella sta nella T, non è l'altezza. Quando sono sopra potrei mostrarti il mondo quanto è bello, potrei invitarti sulla luna e sai non è casuale che equitazione faccia rima con emozione. La vita, scappare dalla mia città, ricercare la felicità, saltare ostacoli è un'abilità. Ed io ce l'ho da sempre nel DNA. Questo prato sembra infinito, sopra un unicorno non è il paradiso. Non solo più sogni ma forse realtà, lo senti questo senso di libertà. E un nuovo giorno arriverà, io non aspetterò che passi. La mia vita come arriva, l'impronta dei miei passi. Si è fermato il tempo da quassù, il mio ricordo è come un déjà vu. Uomo essenziale, ogni salto è spaziale. Dai poli all'equatore ho girato il mondo, fino in fondo non conosco il sonno. Quando inizia la gara non so più chi sono, perché siamo in due, tutti che cercano sempre la fine, senza pensare a quanto sia bello sognare. Quante sono le vittorie e le rinunce, come un racavallo ho toccato il mio traguardo. Le mie terre e le mie conquiste, fino alla fine calcando tutte le piste. Cavalcare è sempre lontano, il passato non lo guardare, su di un cavallo, sai non esiste specchio, retrovisore. E un nuovo giorno arriverà, io non aspetterò che passi. La mia vita come arriva, l'impronta dei miei passi. Si è fermato il tempo da quassù, il mio ricordo è come un déjà vu. E un nuovo giorno arriverà, io non aspetterò che passi. La mia vita come arriva, l'impronta dei miei passi. Si è fermato il tempo da quassù, il mio ricordo è come un déjà vu. E dunque, complimenti Filippo, una nuova canzone, ti risulta nuova all'orecchio? Io l'ascolto da un bel po' di mesi, anche da prima che uscisse, quindi...
Vabbè, basta, una nuova conferma abbastanza. Comunque che piace, anche perché ci siamo messi a parlare, a ballare qui in studio. E quindi, belle le parole, bello anche il video. Ti chiedo quindi come è stato realizzato. Sì, allora, è stato realizzato a Torino, nella scuderia La Varletta, che ringrazio, anche con l'aiuto di Massimo Grossato e Martina Caimi, che ci hanno prestato i cavalli. Quindi un ringraziamento molto grande a loro. E comunque no, sono veramente soddisfatto anche del video, perché abbiamo chiamato un videomaker, credo molto esperto, che ha fatto dei video anche per Mondo Marcio, e aveva un drone che ha fatto delle riprese incredibili, come avete potuto vedere, ha preso il campo e la scuderia, certo, in generale. Quindi molto contento anche della realizzazione del video. Perfetto, per cui niente, io direi che sei riuscita a racchiudere tutto. Adesso lasciamo spazio alla pubblicità, continueremo a parlare di Déjà Vu e del tuo progetto subito dopo, perché ce ne sono ancora di cose da dire, direi. A tra poco. A dopo, ciao. Restate con noi. Qualità, design, innovazione. Shop online su tosoniselleriashop.com. Tosoni Selleria, your saddlery. Qualità, design, innovazione. Shop online su tosoniselleriashop.com. Tosoni Selleria, your saddlery. Ben ritornati cari amici di Classors TV, come ben vedete siamo ancora in tre qua con Filippo Bologni nel nostro studio. Non è andato studio. Via durante la pubblicità, esattamente. Ha deciso che rimane fino alla fine. Beh, ma male. Magari qualcuno ha appena acceso la TV e deve un attimo capire perché, certo, oggi siamo in tre qua. Vista la sua popolarità di ora, ce l'hanno rapito e abbiamo provato a trattenerlo, ma niente. Sì. Però invece è qui, non è ancora successa. Abbiamo l'onore di ospitarlo oggi qua in mezzo a noi due. Pensate come. Va bene, Filippo, parliamo ancora un po' di questo tuo pezzo che hai creato, Déjà Vu, che ha avuto abbastanza tanto successo anche sui social. Parlaci un po' anche dei numeri di questo video. Partiamo col dire che ha avuto successo. Su YouTube ha fatto oltre 34.000 visualizzazioni in 3 settimane, e su YouTube sono tante poiché sono visualizzazioni vere, cioè la gente, 34.000 volte è stato veramente aperto il video, non come Facebook e basta passare in bacheca il video pubblicato da qualcuno. Quindi sono molto felice di questo, anche perché ripeto, anche noi l'abbiamo aperto. Grazie mille. Anche perché ripeto, io non faccio musica, quindi per me è stato già un bel obiettivo questo, un bel traguardo questo. E vabbè, su Facebook anche il post dove ho condiviso il video ha avuto parecchia risonanza, più di 1.000 condivisioni, quasi 3.000 mi piace, quindi sono molto felice. Ecco, ma te lo aspettavi questo successo? Diciamo che, considerando che questo pezzo tecnicamente era superiore al primo e già il primo aveva fatto parecchie visualizzazioni, mi aspettavo una risonanza di un certo genere. Però forse non così tanto, in effetti è piaciuta veramente quasi a tutti, ho paura a dirlo adesso qualcuno. Vabbè, mettiamo tra parentesi, sì, c'è ancora il libero arbitrio, per cui però... No, però è piaciuta veramente a tanta gente, ma io credo che questo successo, se così si può chiamare, derivi dal fatto che nel mondo dell'equitazione pochissima gente usa in maniera costante come si deve i social network, che io invece ritengo essere la TV del 2016. Quindi credo sia molto importante metterci la faccia, anche se ha anche il rovescio della medaglia, perché in molte cose vengo criticato, ma alla tu fine sei presente. Si esprime solo chi si mette in gioco, e quindi è giusto provare ad esprimersi. E poi io devo dire che comunque la combinazione musica con cavalli in un video che si vede poi su YouTube proprio come pezzo musicale attira. Con il video è una cosa molto particolare e credo che anche piaccia molto a tutti quelli che sono comunque coinvolti anche nel mondo equestre, perché è una cosa molto bella da vedere. Poi abbiamo appena visto il video, cioè cavalli bellissimi, un centro equestre bellissimo, tempo bellissimo, il drone poi fa l'effetto particolare. Ringrazio anche l'attrice Camilla Pietrocola che ha partecipato. E anche Emanuele che dà poi il suo contributo con la sua voce. Decantato assolutamente le sue qualità.
Certo, ora parliamo un po' di dove vorresti arrivare, quindi qual è l'obiettivo a breve termine che vuoi realizzare adesso e quale quello a lungo termine che verrà realizzato poi anche conciliando i tuoi impegni sportivi? Ma allora, diciamo che io ho deciso, pur sapendo delle pur conoscendo in anteprima le potenzialità di questo pezzo, ho deciso di lasciarlo free, cioè su YouTube, senza pubblicarlo su iTunes, quindi dove la gente avrebbe anche potuto comprarlo, perché volevo puntare ad una divulgazione soprattutto su YouTube, quindi che la gente andasse a vederlo per avere questi numeri che abbiamo detto, così da avere la possibilità per il prossimo pezzo di avere maggiori sponsor e di alzare la qualità tecnica del video. E nonostante ciò, già questa volta sono stato molto fortunato perché ho avuto l'ausilio di due ditte in particolare. Ecco, come chi ringrazio? Selleria Pariani e Capitalia, che in realtà in qualsiasi cosa io faccio mi sostengono. Li chiamo e gli dico questa idea, lo facciamo, e dicono sempre sì, quindi li ringrazio vivamente. A prescindere, l'entusiasmo vince. Si fidano di me. E niente, quindi diciamo che l'obiettivo a lungo termine, speriamo non troppo lungo, è creare un nuovo pezzo musicale ancora migliore di questo. Invece l'obiettivo a breve termine, che anzi in realtà l'ho già fatto, è fare della bella musica, perché io credo che se qualcosa di qualsiasi tipo susciti emozione si trasforma in arte. Quindi pensare, fare o pensare di fare arte penso sia un bel obiettivo. Certo, ma ora riesci a conciliare questa tua nuova, diciamo, passione tra virgolette con quello che è il tuo invece lavoro principale a tutti gli effetti, nel senso che comunque sappiamo che sei ancora un atleta ai grandi livelli, per cui sei impegnato con, immaginiamo, con i circuiti? Sì, okay. Adesso è ovvio che come mia priorità principale ci sono i cavalli, ci sono le gare, però ho anche cavalli li porti adesso anche nella musica. Esatto, ho anche l'università da fare, quindi devo fare le cose in maniera un po' svelta, e però riesco assolutamente ad associare a tutto questo anche le mie passioni, come può essere la musica in questo caso, perché credo sia giusto portare avanti le cose che ti piacciono. Hai perfettamente ragione, credo. Filippo, hai appena detto che magari vorresti fare un nuovo pezzo. Sì. Hai già un'idea nella testa? Ci puoi già svelare qualche dettaglio a cosa stai pensando? Di idee ho tantissime, però diciamo cosa che ti piacerebbe fare? L'idea proprio, insomma, la mia utopia sarebbe di fare ancora un pezzo con Emanuele Aloia, però insieme a un artista famoso, quindi tipo Emanuele Aloia featuring un artista di un certo livello, e creando, per esempio? No, non, davvero non lo so, cioè stiamo guardandoci in giro, ancora non so, direi delle cose non vere. E oltre a chi sarebbe il tuo sogno? No, a noi piacerebbe trovare una voce femminile sempre nel per fare genere il ritornello. Comunque sì, sempre di questo genere, però mi piacerebbe cercare di portarla ancora di più al di fuori del mondo dell'equitazione. Quindi per stiamo cui studiando degli argomenti che tengano al proprio interno i cavalli, ma che riescano davvero ad uscire e a raggiungere chiunque. Certo, ma per strada ora ti riconoscono di più come cavaliere o come artista musicale, protagonista dei tuoi video? Ovviamente le visualizzazioni che abbiamo fatto derivano soprattutto dai followers che ho a prescindere dalla musica, però ho notato pochi giorni fa che se scrivi Filippo Bo su YouTube ti arrivano i suggerimenti, no? Non c'è un Bo con la H, ma si completa tutto. Aspetta, Filippo Bologni, primo suggerimento, poi Filippo Bologni musica o canzone, quindi ho detto bene, vuol dire che la gente piace. Aspetta, il secondo Filippo Bologni video diary, vabbè, bene, faccio delle cose innovative, ok? Terzo, Filippo Bologni caduta. Anche quello, sai, attira visualizzazioni. Esatto, interessa quando io faccio musica o quando cado. Quindi era una cosa carina. Le due facce della sì, medaglia. Perché sappiamo già che sai saltare bene se ogni tanto esci da quei... Interessano le mie cadute per terra. Vabbè. Ma l'ultima domanda. Dimmi. Sì. Arnaldo, quando ha visto il video, voglio sapere la prima cosa che ti ha detto. Davvero gli è piaciuto.
Sì, i miei genitori non mi hanno sostenuto in nessun modo in questa attività, nel senso che io non ho chiesto loro aiuto e loro giustamente non me ne hanno dato perché volevo che fosse una cosa totalmente mia, però mi hanno sostenuto assolutamente da un punto di vista emotivo, cioè è piaciuto certo. Tutto quello che facevo e non mi dà la possibilità di andare avanti. Per cui noi Filippo ti facciamo i complimenti. Grazie. Per questo progetto tutto tuo, che ovviamente poi Grazie. Ha implicato anche la presenza di altre persone, che però è nato da te e che ora sì. Comunque ti sta dando sì, veramente ci tengo a dirlo che i frutti. È nato da me perché... Da un'idea di, esatto. Sì. E oltre ai complimenti ovviamente un grandissimo in bocca al lupo Crepi. Per i tuoi Grazie progetti mille. Futuri. Grazie mille. Per cui ecco... Il nostro live studio con Filippo Bologni termina qui. Ovviamente vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento sui nostri canali. Grazie. E una buona serata. Ciao. Arrivederci. Ciao. Qualità, design, innovazione. Shop online su tosoniselleriashop.com. Tosoni Selleria, your settlery.